Cari amici e care amiche, continua il nostro viaggio con la rubrica Fatti per il Cielo. Oggi vi porto a Cropani, nella diocesi di Catanzaro Squillace. Sono nel chiostro del convento Sant'Antonio, ospite dei frati francescani. Siamo giunti al terzo dei 10 comandamenti. Ricordati di santificare le feste. Questo comandamento, insieme agli altri primi due, fanno parte del primo gruppo, ovvero i comandamenti verso Dio. Vi ricordate sempre, ecco, la domanda che viene posta a Gesù nel Vangelo: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti e vivrai. Quindi i comandamenti verso Dio, i primi tre, i comandamenti verso il prossimo, gli altri sette. Oggi parleremo di ricordati di santificare le feste. Dal libro dell'Esodo. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio e non farai alcun lavoro. Dal Vangelo secondo Marco. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Ben trovato, Don Francesco. Ben trovato a te, Mario. Grazie. Don Francesco, siamo giunti al terzo comandamento, che dice: ricordati del sabato per santificarlo. Che cosa significa, Don Francesco? Allora Mario, questa espressione, ricordati del sabato per santificarlo, viene così detta nell'antica enumerazione dei comandamenti. Sappiamo che oggi invece noi la traduciamo con ricordati di santificare le feste, ma questo lo vediamo tra pochissimo. Andando alla tua domanda, quindi all'espressione che tu mi hai chiesto, dobbiamo fare riferimento ai primi capitoli del libro della Genesi, quindi alla creazione. Dal nulla Dio, ci dice il racconto, crea ogni cosa: il cielo, la terra, il mare, gli animali, le piante, ogni sorta di bestiame, l'uomo e la donna. Tutto questo avviene in 6 giorni. Il settimo giorno dice che Dio si riposò da ogni lavoro servile e lo consacrò. Però voglio leggervi proprio l'espressione, i versetti del capitolo 2 del libro della Genesi. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Due parole abbiamo sentito in questi versetti: lo benedisse e lo consacrò. Quindi il settimo giorno ha valore di sacralità, di sacro, è qualcosa di sacro, è qualcosa che appartiene al Signore. Allora, che cosa significa questo? Significa che l'uomo deve sempre ricordarsi che lui viene da Dio e che tutto viene da Dio, tutta è grazia di Dio, e l'uomo ha per sé 6 giorni in cui si può dedicare a tutte le cose del corpo, ma il settimo lo deve dedicare al riposo, all'anima e allo spirito. Qual è il male di oggi, ma il male di sempre, ma oggi in modo particolare? Che l'uomo si è preso anche il settimo giorno. Non lo vedi? Tutte le attività produttive aperte, non si sta più in famiglia, non si trova più il tempo per stare in famiglia, arranchiamo anche a curare tra di noi quelle relazioni belle, non solo con i fratelli, ma anche con Dio. Basta pensare
che tanti cristiani, io non mi riferisco agli atei, ma tanti cristiani non vanno neanche più in chiesa la domenica, cioè non si riesce a trovare quell'ora di tempo per dire lascio tutto, lascio tutti, lascio i miei affari, perché questo è il giorno dedicato al Signore, è il giorno che devo dedicare alla mia anima. Dopo la risurrezione di Gesù Cristo, il giorno del riposo coincide con la domenica, che è considerata anche la Pasqua della settimana. Che valore assume, Don Francesco, questo giorno settimanale? E non a caso, non so se i nostri amici telespettatori li stanno sentendo, ma suonano le campane della messa. Allora, hai detto bene Mario, la domenica Pasqua della settimana, perché ci ricorda l'evento degli eventi che è appunto la risurrezione di Gesù. Le donne vanno al sepolcro, vedono la tomba vuota e un uomo vestito di bianco dice: perché cercate colui che è risorto, non è qui. E allora tutto nasce dalla risurrezione. Anche noi cristiani nasciamo dalla risurrezione di Gesù e quindi assume un significato nuovo la domenica. La domenica è certamente il giorno del riposo, è certamente il giorno consacrato al Signore, ma è il giorno in cui ognuno di noi deve recarsi nella casa del Signore per ascoltare la parola del Signore, che deve dirigere la nostra vita, le nostre giornate, le nostre relazioni, ma anche per nutrirsi dell'Eucarestia. La messa che cos'è? È il dono del corpo e sangue di Gesù consacrati dal sacerdote sull'altare e quindi è il giorno appunto dell'Eucarestia. E quindi, se volessimo riassumere, il valore e l'importanza dell'Eucarestia. Te lo dico con un'immagine. Che cos'è l'ossigeno per un uomo? È tutto. È la vita. È la vita. Senza ossigeno non si respira e si muore. Che cos'è l'Eucarestia per un cristiano? È tutto. È la vita. È l'ossigeno. Senza l'Eucarestia l'anima muore. E se l'anima muore, perisce. E allora, ecco, io sono sacerdote da 13 anni. Ancora, per grazia di Dio, ogni qualvolta salgo sull'altare, per me è come se celebrassi la prima Eucaristia. E quando elevo quell'ostia, ho la consapevolezza e allo stesso tempo il tremore di alzarla quell'ostia, perché so che quello è Gesù. E chiedo sempre al Signore in quel momento di guardare tutti noi, di guardare tutti i Suoi figli, ma soprattutto di aiutarci a camminare ogni giorno nella Sua volontà. Allora vorrei, ecco, dire a tutti voi non solo di ricevere l'Eucarestia, no? A volte mi rattristo quando vedo persone venire o andare in chiesa che non fanno la comunione. È come andare ad un banchetto di due amici che si sposano e tu ti metti da parte e non mangi con loro, non festeggi con loro. Allora, ricevere l'Eucarestia nelle dovute condizioni, cioè senza il peccato mortale nel cuore, nello stato di grazia, con la consapevolezza di ciò che si va a ricevere. L'Eucarestia non è un gioco, l'Eucarestia non è uno scherzo, l'Eucarestia, lasciami passare il termine, non è una patatina che tu mangi allo stadio mentre vedi la partita. L'Eucarestia è Gesù, quindi riceviamo Gesù con cuore pulito, con fede forte e con animo sincero. Quando tu ti rivolgi durante le omelie soprattutto ai giovani, cos'è che dici loro a proposito di partecipare all'Eucarestia e soprattutto alla messa domenicale? Allora, è vero che i giovani sono forse la parte un po' più assente dalle nostre celebrazioni. Per grazia di Dio abbiamo tanti giovani che animano le nostre messe, che animano le nostre liturgie, che animano le nostre attività parrocchiali. Ma io è proprio a questi giovani che sono vicini alla Chiesa che mi rivolgo sempre, perché dico loro di essere punti trainanti, perché un giovane che crede, se crede veramente, trascina
i ragazzi che sono lontani. Allora io punto su questi ragazzi che sono in parrocchia e dico a loro di essere queste anime trainanti. Poi i ragazzi che sono lontani vanno sicuramente affiancati, no? Perché sicuramente non ce l'avrai in chiesa, ce l'avrai fuori. Allora il sacerdote è colui che sa anche scendere dall'altare per andare fuori, lì dove ci sono i ragazzi. Perché se aspetti che vengano da soli, quelli forse non verranno mai. Allora dobbiamo essere noi sacerdoti bravi ad uscire fuori, necessariamente non dicendo esplicitamente vieni in chiesa, si può anche fare, ma farli amici e cercare di portarli a Gesù. Ritieni che la cosa più importante per i giovani sia proprio l'esempio? È fondamentale l'esempio, no? Perché parla più l'esempio che mille parole. E noi siamo in un convento francescano in questo momento e San Francesco d'Assisi diceva solo quando è necessario parla, altrimenti no, sì, d'esempio. Ma perché volano sempre i minuti quando parliamo delle cose belle di Gesù? Ma è normale, io tra l'altro avevo anche un'altra domanda. E vediamo se riusciamo. A proposito di San Francesco, parliamo di carità cristiana e parliamo anche di Eucaristia. Qual è il rapporto, Don Francesco? Allora, 6 giorni sono dedicati al corpo, il 7° al riposo. Cosa deve fare l'uomo? Ciò che guadagna, che risparmia in quel giorno, lo deve dedicare anche alla carità. Grazie, Don Francesco. Grazie a te, Mario, e noi ci vediamo la settimana prossima.